utilizzando un software come Sage, che è un software di matematica che è abbastanza avanzato e permette di fare altre cose oltre appunto a studiare matematica, anche di analizzare dati e visualizzarli, quindi anche rappresentarli praticamente in diversi modi. E diciamo che questa presentazione sarà abbastanza per esempi, diciamo diversi esempi anche con qualche linea di codice per vedere proprio in pratica come viene utilizzato Sage per la visualizzazione dei dati. Questa non è una presentazione su Sage, quindi vi vado solo a riassumere brevissimamente le caratteristiche base del programma e dopo, se voi siete curiosi, c'è stata l'anno scorso la presentazione di Sage sempre a Linux Day e trovate le diapositive sul sito del gruppo di Sage o sul mio sito personale e potete scaricarle e riguardare anche quelle. Brevemente, Sage è una raccolta che contiene circa 90 componenti, tutti open source, sono delle varie librerie di matematica che sono state inglobate in un'unica applicazione e sono appunto raccolte tutte insieme, e quindi installando Sage voi avete installato già tutti questi componenti e potete utilizzarle. Poi avete delle funzionalità di grafica abbastanza avanzate, vi consentono di visualizzare dati in due dimensioni, tre dimensioni, ed è lo scopo principale di questo intervento. E tutto questo viene, diciamo, nascosto, tra virgolette, la complessità viene nascosta e uniformato sotto un'unica interfaccia che si accede utilizzando un linguaggio di programmazione che è simile al Python. È praticamente Python, solo in più a qualche altra facilitazione, qualche altra certificazione, però di base è sostanzialmente Python. Ed è un linguaggio che si impara molto velocemente anche per chi non ha mai programmato. Ci sono dei corsi su internet che durano neanche un'ora e mezza e uno già comincia a ottimizzarlo senza problemi. Dopo, più uno vuole andare avanti e più studia chiaramente. Infatti io vi farò vedere appunto degli esempi, prima molto di base e dopo un pochino più complicati, però comunque sempre cercando di tenere il codice molto corto. E comunque vi dico, non focalizzatevi sulla riga di codice, nel senso che magari non capisco quel particolare di cosa sta facendo, perché comunque tanto le slide le metteremo sul sito internet e potete andare a vedere. E poi l'importante è capire qual è l'idea del programma, cioè quello che sta facendo, no? Esattamente come lo fa nello specifico, perché poi quello si può sempre rileggere successivamente. Quindi non distraete troppo del codice, fate la scartina per poco. E Sage ha due interfacce, una non grafica, diciamo testuale, che potete usare dal terminale, e una che viene via tramite un browser web e parte, diciamo, una pagina in cui io inserisco comandi su delle caselle e dopo, quando eseguo i comandi, ricevo le risposte. In questo caso è un grafico, comunque questa è una roba più matematica. Oggi facciamo degli esempi riguardanti più la visualizzazione dei dati. Ecco, quindi la conclusione di questa prima introduzione è che Sage non è semplicemente un foglio di calcolo che sappiamo bene, intanto mi limita a lavorare in due dimensioni perché ho una griglia e quella è una matrice, praticamente ha delle funzioni che fanno diverse altre cose, non è programmabile a meno che le macro che dopo vanno, vengono bloccate. Devo imparare un altro linguaggio, perché non è lo stesso del file exact, però un altro linguaggio per programmarlo, e comunque risulta limitante su quello che voglio fare. Il file di calcolo va bene se ho dei dati molto semplici e voglio fare in grafica corda proprio banale, allora sì, lo faccio con file di calcolo. Però se voglio fare qualcosa di più, comincio a allungare tantissimo il tempo che ci metto per cercare di ottenere un risultato decente. Invece con Sage, che è un ambiente anche in cui si può programmare, di fatto, se uno vuole, riesco a fare anche cose avanzate e soprattutto avere un risultato che sia coerente con quello che mi aspetto e verificabile e replicabile facilmente. Questa presentazione è divisa in tre parti sostanzialmente. Allora, la prima riguarda l'importazione dei dati. Cioè, chiaramente la prima cosa che devo fare è caricare i dati nel programma, se no ci posso fare nulla. Allora vi faccio vedere qualche esempio di come farlo da diversi modi. Dopodiché delle funzioni già
inserito dentro Safe per fare dei grafici, quindi proprio una riga, due righe di codice per fare dei grafici semplici. E come ultima cosa invece vi farò vedere qualche esempio un po' più avanzato. Qui andremo noi, diciamo, a comporre i grafici utilizzando oggetti più semplici, quindi magari non solo la funzione che mi dà Sage, ma poi prendo un dato che mi dà Sage e lo modifico tra virgolette a mano, sempre con Sage, aggiungendo delle cose extra che non mi permette di fare con un comando solo, però mettono insieme in più i consigli di farlo. Quindi per quanto riguarda l'importazione dei dati, teniamo conto che uno di solito ha magari un file che contiene, ad esempio, questa è una tabella, quindi i numeri delle stringhe, eccetera, che vuole importarlo dentro il programma. Allora uno magari lo salva su un file, può essere un file testuale, un file CSV, oppure vorrebbe estrarlo da una pagina web, cioè un file già pubblicato su internet. Io vorrei prendere i dati e caricarli in nostra ciuola che sia decibile da senso. Ad esempio, se io ho un file di testo, è abbastanza semplice la cosa. In questo esempio suppongo che i dati siano separati dagli spazi, però dopo uno se lo adatta come vuole. Allora, io indico qual è il file di... dico dati uguale struttura vuota, cioè lista vuota. Per il momento non ho ancora inserito niente. Dopo dico, per ogni linea nel file, appendi ai dati la linea tagliuzzata in spazi. Quindi, dati diventerà una tabella, praticamente, in cui le righe sono le stesse che nel foglio, le parole vengono divise su spazi. Qui non viene fatto conto che, ad esempio, questo comando mi inserirebbe anche il terminatore a riga, quindi avrei un campo che è solo ritorno a capo. Uno lo può eliminare facilmente, basta modificare un po' il comando. Però questo è, ad esempio, semplice. A questo punto io ho tutto dentro di in 3 righe di codice, 4 righe vabbè, e posso lavorare con i miei dati semplicemente. E dopo vediamo come fare per da lì, diciamo, visualizzare i dati con dei grafici o con diagrammi. Altro esempio, se voi avete già un file che è in CSV, CSV è un formato che si esporta da qualsiasi foglio di calcolo, che sia libero che sia proprietario, LibreOffice, Calc, per esempio, vi permette di installare in CSV, ed è un file praticamente di testo, solo che è formato in un certo modo, in cui le virgole dividono i campi, dopo le stringhe sono chiuse tra virgolette, eccetera. Quindi è ancora più semplice perché Sage è Python, infatti. Quindi Python vi permette di avere una serie di librerie veramente vasta, tra cui una libreria per leggere file CSV. Quindi cosa si fa? In un file stessa cosa, in file è un nome che definisco io, può essere anche preciso, cioè va bene, è solo per indicare il mio file di input. Importa il modulo CSV di, anche questo è un nome che decido io, uguale, leggi il file e me lo converti in lista. In 3 righe di codice ho già importato il CSV nella mia applicazione. Da questo momento D contiene i dati che hanno dentro il file e posso ordinarli, tagliuzzarli, prendere certe righe, rappresentarli in grafici e tutto quello che faremo nei prossimi eventi del dispositivo successivo. Dopo, siccome Sage è un'applicazione anche web, quindi posso usare l'interfaccia web, posso anche sfruttare, diciamo, la parte visiva, nel senso per avere un controllo di quello che ho appena letto. Potrei dire, per favore mostrami i dati che hai appena letto. In questo caso vi dico che bunny.csv è un file che contiene 3 colonne e sono valori dei punti nello spazio, quindi x, y, z. Allora io gli dico, perfetto, fammi una tabella in cui inserisci questa riga x, y, z più le prime 10 righe di D. E la prima riga la consideri come impostazione, la fai come tabella e la converti in HTML. Con questo comando Sage mi mostrerà al video i dati che ho appena scaricato in una visualizzazione tipo questa. Se invece di aver scritto HTML qui avessi scelto di scrivere LaTeX, per esempio, mi avrebbe fornito il codice che avrei potuto copiare e incollare nel documento LaTeX e avrei avuto la stessa tabella però nel mio documento. Quindi vedete che io prima ho scritto la tabella e poi in che linguaggio la voglio vedere.
questo caso che è meglio vedere come la mostra video. Questi sono i miei dati praticamente, ho scelto solo 10 righe perché sarebbero state veramente molte, però di fatto io ho x, y, z con questi punti qua. Non ci sono limiti di memoria sui calcoli, c'è solo sui limiti. La RAM, la RAM, la quinta da rosso. Altrimenti no, non ci sono limiti. Le liste ovviamente adesso vediamo un qualche altro esempio, ma non devono mica essere forti solo di tre elementi, non devono mica essere bidimensionali, possono essere n-dimensionali, eccetera. In questo caso contengono numeri reali, potrebbero contenere altre cose, chiaramente. Ecco, dopo ovviamente uno dice, vabbè, questo file ce l'avevo nel mio computer, gli ho dato il path, che per sempre stavo messo, scrivere tutto il percorso. Ma se io volessi leggere i dati direttamente da internet, è la stessa cosa. Uso una libreria che si chiama urllib, la importo, in questo caso chiamandola U perché è più corto da scrivere, no? E gli dico che il file è questo, urlo open e gli do l'indirizzo web. E dopo lo leggo come se fosse un file qualunque, non cambia assolutamente niente. Lo stesso comando di prima, queste tre righe sono identiche, copiate dal primo esempio che ho fatto con il file di testo, non cambia niente. Se fosse stato un CSV, avrei potuto fare il corso CSV e fare il reader uguale identico al secondo esempio. Ecco, quindi l'idea è prendo, gli indico qual è il file e gli dico di leggerlo riga per riga fondamentalmente e di buttarlo dentro a D o chiamato come voglio. Questa è l'idea di base per importare i dati. Tutto si basa sui dati che sono scritti in un formato, in una struttura che è quella delle liste. Cioè i miei dati sono una lista, anche una tabella, comunque una lista di altre liste che sono le righe dopo. O potrebbe essere in 4-5 dimensioni, quello che volete, tanto si possono ridare. Per questo motivo faccio degli esempi. L'esempio più semplice può essere una lista di interi, per esempio, o elementi tutti così, 1, 2, 3, 4. Questa è una lista di dati e posso fare quello che voglio su questa lista. Però una lista potrebbe anche essere più complicata perché potrebbe contenere altre liste anche di lunghezza diversa. Questa qui è una tabella però con alcuni valori che mancano perché avrebbe tre colonne però qua ce ne sono due qua una. Poi di solito magari uno ha sempre lo stesso numero di colonne su tutte le righe, comunque non è obbligatorio assolutamente. Uno può avere anche una lista così. Oppure uno può avere una lista di elementi diversi. Per esempio questa è una tabella di numeri. Questa è una stringa, questo è un numero reale e non è datato perché uno può avere parole, numeri e altri tipi di dati tutti nella stessa lista e quindi. Quando uno ha creato le sue liste o scrivendole a mano o importandole dal file come dicevamo prima può fare tutte le operazioni che vuole. Ad esempio vi faccio vedere una funzione che è una delle più utili su Python, cioè una funzionalità una delle più utili su Python che tra l'altro è veramente corta da scrivere e leggendola è anche abbastanza facile da capire e questo permette di fare un sacco di cose. Per esempio supponiamo che io abbia la stringa A e voglia dalla stringa A generare una lista A generare un'altra lista di numeri con una formula applicata ai singoli elementi. Questa si chiama list comprehension in inglese ed è una cosa tipo così. Allora, quadrato vuol dire crea una nuova lista e mi fai i al quadrato più 3 per ogni i che sta in A. Cosa viene fuori? Lui prende il primo elemento e lo fa alla seconda più 3 e lo mette dentro. Poi prende il secondo elemento, fa alla seconda più 3 e lo mette dentro. E fa così per tutti gli elementi. A era quello di prima e viene fuori questo. Da 1, 2, 3, 4 è venuto 4, 7, 12, 19. Se no appunto il quadrato aumentato di 3. Questo è un esempio base, poi uno può farlo invece di mettere un for solo può mettere due for per for e fare i principi, può mettere un if tipo i alla seconda più 3 for i in A if A il modulo 2 di uguale a 0, quindi se A è pari allora lo metti, se no lo ignori, cioè sono tutti, cioè se i è pari altrimenti lo ignori e ci sono tutta una serie di modi che posso complicarla, però di fatto la struttura base è questa, cioè in una lista la posso generare a partire da altre liste e in una riga molto corta di codice posso fare quelle operazioni che voglio di fatto. Ecco, questo è diciamo per quanto riguarda avere i dati nel formato che voglio io.
Adesso passiamo al discorso, ok, ho i dati, come li rappresento, e vediamo le funzioni che sono integrate dentro Sage, quindi quelle proprio più semplici. Ecco, vi faccio il primo esempio. Ecco, qui sto usando proprio quello che vi avevo detto prima, cioè generami un numero casuale per 10 volte, perché io vado da 0 a 9, quindi per 10 volte mi fa un numero casuale. Quindi V cos'è? Una lista di 10 numeri a caso, come da 0 a 1, non è qua. E uso il comando che si chiama listplot. Listplot prende una lista di numeri e mi fa il grafico con i puntini della sua mostra. E dopo, se voglio, ma non è obbligatorio assolutamente, posso aggiungere altre opzioni come la trasparenza o la dimensione dei punti. E viene una cosa di questo tipo. Questo è proprio l'esempio base. È solo un grafico e gli do i dati e basta, niente altro. Vedete, lui mette qui, diciamo, parte da 0, è il primo elemento, poi 1 è il secondo elemento, 2 è il terzo, così via. E prende i valori a caso che gli ho dato e me li fa così. E mi mette gli assi, poi si possono cambiare, togliere gli assi con altre opzioni, ma magari ve lo spiego dopo, perché c'è un'altra slide su questo. Questo è il primo esempio di grafico proprio base, il grafico a punti. C'è anche il grafico a linea. Il grafico a linea è praticamente uguale, solo che il grafico a linea devo dargli le coordinate dei punti in teso x, y. Prima gli avevo dato solo y. Allora cosa uso? Per esempio il numerate. Il numerate prende V e dice ok, il primo elemento scrivo 0 è il valore, il secondo 1 è il valore, 2 è il valore, e lo trasforma di fatto in x, y, semplicemente. Uso line, e non gli ho dato nessun'altra opzione a parte la trasparenza, perché volevo un'immagine trasparente. E viene lo stesso grafico di prima, solo che invece di avere il punto della linea. Anche questo è molto semplice. Anche questo è un grafico, diciamo, talmente semplice che potreste farlo anche con un foglio di carta, bene o male. Supposto che abbiate già tutti i dati formati correttamente. E non è sempre una male cosa, comunque. E dopo si va però un po' più complicato, magari. Ad esempio, facciamo un grafico a punti in due dimensioni, in cui personalizziamo. Allora, in questo caso ho usato dei punti che mi sono serviti nella tesi, che erano dei punti in California, diciamo punti di interesse, tipo quelli che sono sul navigatore. Ne ho presi una manciatina, li ho messi dentro 6, sono chiamato California, e gli ho detto ok, mi fai il grafico a puntini sul piano, però mi metti il colore delle crocette, degli elementi grigi, perché quello è un 40%, 40%, 40%, vuol dire che è un grigio 40%. Mi metti come simbolo di più, e quindi marca più, mi metti size uguale 1, il rapporto d'aspetto uguale, quindi devono essere corrispondenti alle coordinate, mi metti l'etichetta longitudine e latitudine, ma non è trasparente. Tutte le opzioni sono facoltative, tranne i dati che voglio utilizzare. Ora, per farvi vedere che io posso comunque personalizzare in tantissimi modi quello che sto facendo, quello che viene fuori è questo, praticamente. Ecco. I punti sono qua, faccio le etichette che ho messo io, e il resto è praticamente tutto predefinito, a parte il rapporto d'aspetto che l'ho forzato a mano, però non è. È personalizzato, non è un certo punto. Ma quelli sarebbero tutti i punti di fatto come dati? Cioè non mi risultano, non c'è un'immagine. No, no, i punti sono dati. Sì, cioè quindi tutti lì erano dati i punti per avere tutti i punti. Sì. Questa era dei punti, era un dataset che ho trovato su internet, che sì, vediamo, non lo sei messo in posizione, però sì, sono immagini, sono punti. Punti, quindi gestisce parenti, quello che devo dire, parenti, punti. Dopo viene convertito in immagine per fare i grafici. Evidente, però sì, nella lista sarà un... Cioè, nella lista California. Sarà un sacco di punti con le coordinate, e io le ho disegnate con questa riga, perché in realtà sono andato a capo perché non c'è stato, però... perché è un comando solo. Ecco, però sì, ok, bello, fino adesso vi ho fatto vedere solo due dimensioni, giusto? Però non è niente obbligatorio. Tutte le funzioni che vi ho fatto vedere adesso, cioè listplot, line e scatterplot, tutte e tre in 3D sono sostituite da una sola funzione con diverse opzioni per simulare tutte e tre,
che si chiama Points 3D. Con Points 3D posso fare tutte e tre le funzioni, posso collegarmi con la linea oppure no, eccetera eccetera. E in questo caso ho preso Bunny, era un dataset che ho preso dal sito di Stanford, che è famosissimo Stanford Bunny. Però hanno preso un coniglietto tipo non so se era di legno o cosa, hanno usato uno scanner tridimensionale per farne una foto e leggere le coordinate dei punti sul coniglio. Allora io ho scaricato il loro file con sulla scansione frontale, diciamo la faccia del coniglio, e l'ho aperto con il primo esempio che ho fatto vedere, proprio lei sul file di testa, e gli ho dato poi in 3D questa notazione qua. Vuol dire prendi tutti i punti di Bunny, però uno ogni 10, perché erano una serie di punti, quindi ci metteva un sacco di tempo a farlo. Allora per farvi l'esempio ne ho più o meno su un decimo, mi fai i punti grandi 20, cioè delle palline abbastanza grosse, te lo fai marrone, e il risultato che ti dà Sage viene visualizzato in un player che già praticamente dopo io posso votarlo eccetera. Me l'abbiamo messo con la faccia del coniglio verso l'alto perché Z io l'ho votato, e viene fuori una cosa di questo tipo. Ecco, questo è il coniglio e tutti i punti sono stati presi appunto dal dataset. Ogni pallina rappresenta il punto nello spazio, e questo è il risultato. Poi si può votare, lo vedi proprio dal vivo, e se vuoi lo trovi in immagine, eccetera. Poi questa sostituisce tutte le tre, dicevo, perché in questo caso l'ho fatto a punti, ma volendo potevo farlo a linea e sarebbe venuto una specie di coniglio tipo fatto con un filo, sembrava, perché vengono collegati una dietro l'altra, esattamente. Però questo ha più senso, diciamo, piuttosto che quello con le linee. Si possono rappresentare anche le matrici. Io ho una matrice, fammela vedere a video. Fammela vedere video vuol dire i numeri magari più piccoli vengono di un colore, quindi più grandi di un altro colore, più scuri o più chiari. In questo caso ho fatto una matrice a caso, completamente, 5x5, dei numeri interi, cioè ZZ, cioè numeri interi, positivi, negativi. E anche qua ho usato il plot con delle opzioni facoltative, tipo la trasparenza e il colore autunnale vuol dire giallo e arancione, eccetera. L'unico dato obbligatorio è M. E viene una cosa così. Anche qui, due righe, una è per generare i dati, se avessi i dati bastava una riga di codice e avevo praticamente. Dopo vi farò vedere un altro esempio sempre di matrix plot quando facciamo i grafici avanzati, un po' più complicati di questo. Però vedete, se non mi sbaglio, il rosso sono i punti più grandi e quelli gialli proprio quelli più piccoli, e a occhio posso vedere. Questo funziona anche se con Sage portato un'immagine, perché si può leggere un'immagine e dopo fare matrix plot, io vedo proprio i livelli di università dell'immagine. Ecco, come vi ho fatto intuire prima, ci sono le funzioni che prendono i dati e basta. Dopo se io voglio aggiungere opzioni per cambiare i colori, eccetera, c'è un sacco di possibilità. E vi faccio vedere alcune di quelle più ovvie, cioè più utilizzate, ad esempio il colore. Se questo funziona in due dimensioni per gli 3D, devi mettere un altro colore, ma non sono sicuro. Rosso mi fa la linea rossa, per esempio. Gli assi false me li nascondi. Frame vuol dire che invece di fare il rettangolo con l'immagine. E thickness è sempre due dimensioni lo spessore della linea. Ovviamente se mi va bene quello di default non li scrivo, cambio lo stesso. Se invece li applico così può venire un grafico di questo tipo, ad esempio quello è line normale di prima, solo che ho applicato tutte queste opzioni qua. Quindi vedete che la linea è rossa, è grossa e non ha gli assi perché dovrebbero passare verso un altro qui, però ha il rettangolo intorno. Tutte queste opzioni sono facoltative, ripeto, non dovete per forza usarle se scrivete dentro il fuori. Ok, questo qua è diciamo la parte di visualizzazione con le funzioni principali che sono già incluse dentro Sage. Adesso dite ok, ho prodotto le mie immagini, come le esporto. Allora, per esportarle partiamo dal presupposto che se io do il comando di grafico e basta, lo vedo, però il grafico, cioè
viene salvato da nessuna parte. Prima di tutto devo assegnarlo e dargli un nome. Il nome si può dare come? Con un uguale, tipo scatto plot di, lo metto dentro a c, che è la mia variabile, e dopo dico c, me lo salvi. E come si fa? Si fa di fatto in questo modo: g.save e il nome dell'immagine. E sarebbe meglio mettere anche il percorso, perché sennò non sai, te va a salvare una cartella di dati temporanea che non sai bene dov'è, però per semplicità non l'ho messo. Potete mettere tutto il percorso e salverà il file BMC in quella posizione e voi potete usarlo nei vostri documenti, qualsiasi altro modo che volete. Però BMC è un formato raster, quindi non posso zoomarlo purtroppo, perché allora potrebbe essere utile salvarlo ad esempio in SVG. SVG è un formato vettoriale che posso ingrandire anche 150.000 volte e verrà sempre perfetto perché è un formato geometrico. Allora in questo caso lo salvo in SVG. Questa funzione per il momento non è supportata per il 3D, quindi per il 2D funziona, per il 3D devo fare il BNG per forza. Però il BNG posso comunque dirgli quanto grande farlo, oppure posso fare un PDF, quindi grafico bellissimo con un PDF, quindi viene PDF da quel grafico di fatto. Anche quello è. Il PDF è usato come la PNG plus. PDF è vettoriale. Sì, vettoriale, quindi è usato. Quindi sì, di fatto c'è un piccolo bug nel PDF che a volte i colori che scelgo io non me li metto nel PDF, quindi io di solito salvo sempre in SVG, poi se voglio ci sono 100.000 programmi che compartono da SVG e PDF, tutto quelli. Sì. Nella mese che avevo gli SVG direttamente li buttavo dentro e sapevo che venivano senza nessun problema. E anche zoomando comunque se lo facciamo per Stati Uniti, quindi senza le complicazioni. Ecco. E questa è la parte, diciamo, delle funzioni pre-confezionate, quelle di 6 si è già fatto, però possiamo anche andare un po' oltre se vogliamo, se abbiamo il piacere, e fare dei grafici complessi, quindi non solo usare le funzioni del base, ma costruire, aggiungere varie opzioni con dei passetti. Ad esempio, se vogliamo fare il fitting, che è l'operazione di prendere un po' di dati e cercare di farci una funzione in mezzo, partiamo, beh, ci saranno i dati, quindi facciamo io qua ho messo dei dati a caso che più o meno vanno come la funzione x al secondo più di 1, però ho messo degli errorini un po' a random, perché vedete random 0.5 più, quindi ho fatto un po' di errori a proposito per fare dei dati che simulassero. I dati possono essere delle misurazioni di campo fisico, da quel fisico dice che però qua c'è un rapporto di proporzionalità, quindi dovrebbe venire fuori una retta, però i punti sono magari un po' così, allora io devo cercare di farci stare dentro una linea. Allora, cosa devo fare? Prima di tutto dico, questo è quello che penso io sia la funzione, e mi sono dimenticato di usare il comando per definire le variabili, bisogna dire bar ABC per dire che ABC sono variabili, comunque non è molto importante. Ma dico, ok, questo penso che sia il modello, quindi io penso che i dati siano legati da una relazione con x alla seconda più c e i coefficienti. Però come faccio a trovare ABC? Lo chiedo a 6, ovviamente. Adesso ti ho dato il modello, ti ho dato i dati, mi devi incastrare il modello nei dati. E questo si fa con la funzione find fit. Mi dici, mi trovi il modello, cioè scusate, mi trovi il valore di A, B e C che meglio dato nel modello F sui dati V, me lo dai come dizionario, il dizionario vuol dire A questo, B questo, C quello, e lo salvi dentro sol. Quindi sol diventa un dizionario in cui A vale questo, B vale questo, C vale quello. Si spera che A valga circa 1, B circa 1 e C circa 1, perché sarebbe la funzione che ho dato io all'inizio. E allora adesso verifichiamo. Come verifichiamo? Facciamo due grafici, uno con i punti e l'altro con la funzione che ho appena trovato, e dopo li visualizziamo insieme. Allora, facciamo il primo grafico, è quello dei punti. Il secondo grafico è quello della funzione in cui sostituisco i valori che ho trovato. Quindi subsol vuol dire prendi i valori che hai trovato e se li metti al posto di ABC.
e mi fai il grafico da x che va da 0, cioè il valore iniziale, all'ultimo valore di v. E appunto vi devo dire l'ultimo intervallo, perché sennò non sa fino a dove arrivare in x. Invece lo scatter plot è diverso, perché lui si calcola ovviamente il primo gruppo. Ora ho due grafici, però come faccio a visualizzare i due grafici uno sopra l'altro? Beh, molto semplice, di sopra faccio A più B, semplicissimo, mi verrà un grafico sovrapposto e gli dico mostramelo trasparente. Questo è sempre opzionale, questa cosa qua, basta solo mostrarlo. A più B, e il risultato qual è questo? Vedete che questo era il primo grafico, quello con i punti, o quello con la linea, non ricordo, uno dei due punti, e l'altro è quello blu. Sommati insieme mi fanno vedere i dati che avevo io, che sono questi, che vedete non sono esattamente sulla linea, sono un po' con degli errori perché le misurazioni non sono mai perfette. Però questa, o la blu, è la funzione che io sono riuscito a incastrare dentro, e quindi ho stimato qual è la funzione effettivamente che lega i dati. Questa è un'operazione che si chiama fitting, che viene fatta spesso in matematica, in fisica, eccetera, quando ci sono le misurazioni. Poi ovviamente uno può dire ok, però un conto è il fitting, un conto è l'interpolazione. L'interpolazione invece consiste nel trovare una funzione che passi esattamente per i punti che io ho trovato, quindi devo fare una cosa più complicata, però deve passarsi proprio perfetta. Allora io ho preso un tutorial dalla guida di SciPy, che è un modulo di Python che è incluso in 6 ovviamente, e ho ripreso i dati del coniglietto, ho costruito un po' di liste tanto per essere più comodo, e i punti sono le coordinate di distribuzione, i valori sono l'elevazione rispetto alla base del punto. I valori di x li metto su una lista, i valori di y sono su un'altra lista, perché dopo mi ritorno a proprio disegnare. Allora, ho importato un altro modulo che si chiama NotPy, perché questo mi permetterà di eseguire di fatto l'interpolazione in modo automatico. Allora, definisco due griglie, griglie x e griglie y, con la funzione predefinita, in cui detta in sintesi vi dico dividimi dall'x più b con l'y più due semplici pezzettini, dall'y più b con l'y più grande due semplici pezzettini, quindi di fatto fai un quadrato di 200 per 200, e qui in mezzo cercherò di incastrare i valori, non dovete tutto il codice manitecco, e dopo importo anche l'interpolatore che è grid data, e gli dico boh, hai la griglia, ti ho detto me la voglio fare in 200 pezzettini. Adesso mi interpoli la funzione in quei 200 campioni e mi dici quanto vale in tutti i punti. Il risultato di fatto è, come si fosse un'immagine, 200 per 200, in cui lui trova tutti i valori, anche se i punti sono campionati un po' a caso, diciamo, non è detto che siano in tutti i punti, però lui li trova. E usa il metodo lineare in questo caso, che serve anche per tutti, questo sono anche altri. Tutto questo, grid z, è una matrice che corrisponde a un'immagine, se vogliamo, perché posso visualizzare come immagine. Quindi gli dico appunto fammi il matrix plot, in questo caso della trasposta per questioni pratiche, comunque importa, e colorato con la mappa di quello che si chiama di RPG, che va dall'azzurro al marrone, sono tutte cose di aspetto grafico, non è essenziale. L'essenziale è che mi fa vedere il grafico di quella matrice che abbiamo trovato, e viene così per te. E appunto lui mi ha ricostruito qual è la funzione che definisce la faccia del coniglio, cioè la faccia, tutta la facciata del coniglio, con i punti, con i dati che aveva. E quindi appunto qui sono i punti più vicini, quelli sono i punti più lontani, qui è bianco perché non ci sono punti in questa zona, quindi lui non poteva calcolare qual è il valore. E ecco, questo poi ovviamente uno decide quanto punti vuole misurare, eccetera. Poi uno volendo potrebbe anche farlo in 3D, cambiando un po' il codice, comunque non l'ho fatto per semplicità, perché sennò finiamo troppo lungo. L'ultimo esempio è quello che riguarda l'uso di Matplotlib, che è la libreria che
16 in realtà la usa anche per fare i grafici più semplici, quelli tipo lista, line, eccetera, lì mi fa tutti comando un clip. Però arriva fino a un certo punto. Poi se io voglio andare oltre quel punto, personalizzare ancora di più, devo andare a mano, insomma. Sage, per esempio, ha già la funzione per fare i grafici a barre, che non vi ho mostrato, però è anche lì, però non è molto personalizzabile, cioè cambia il colore, non è qualcos'altro. Quando ho dovuto fare la tesi avevo bisogno di un grafico barre che rappresentasse due colonne sullo stesso posto, una sovrapposta all'altra, e quindi ho deciso di farlo andando al di là della funzione base di Sage, no? Usando direttamente un altro tipo. E quindi vi faccio vedere un esempio, questo è abbastanza articolato per farvi vedere che uno vuole andare proprio fin dove vuole. Importo i moduli che mi servono, incluso PyLab che permette di avere, diciamo, un'interfaccia tipo MATLAB ai grafici, non so se avete presente, comunque sono i moduli che tornano utili per salvare tutti i file. E ho definito la funzione che ho chiamato toolbar con dati A, dati B, che sono due liste semplicissime di numeri che devono rappresentare le colonne, le etichette che voglio che stiano sotto, le etichette che voglio che stiano a l'etichetta che voglio che stiano a destra, i ticks sono diciamo le ticks label è l'etichetta generale dell'asse, i ticks sono le etichette dei singoli punti, e il suffisso volevo che in alcuni grafici avessero tipo 4%, in altri forse 8-5 e basta, per dire, quindi il suffisso l'ho detto di fianco. Allora creo la figura, configuro la figure e definisco un sottografico, diciamo un unico grafico sullo scuro, potrei farne anche 4, faccio l'1 e lo chiamo AX. Dopodiché su AX vado a creare appunto il bar, cioè il grafico a barre, però ne creo due. Perché di fatto io dico che le coordinate sono 0, 1, 2, 3, 4 fino al numero di elementi che voglio e lo chiamo io per presentare. Creo il primo grafico che è con la linea grossa però bianca, quindi non si vede, però la faccia è rossa. Invece l'altro grafico lo faccio vuoto perché il filo è fosco e gli faccio il bordo grigio, quindi io vedrò la colonnina rossa e un'altra colonnina grigia, quindi io posso distinguere visivamente qual è il grafico primo e qual è il grafico secondo, in modo da appunto avere una visione contemporanea. Io sapevo che quelle rosse erano sempre più piccole di quelle grigie, quindi faccio quelle rosse piene e quelle grigie vuote, così vedo la differenza. Fatto ciò, un po' di cose di personalizzazione grafica sempre più contattive, imposto i numeretti a D, che sono i valori che ho dato su, quindi ho detto tipo il primo è 2, il secondo è 4, il terzo è 6, l'altro è 8 e mi scrivi 2, 4, 6, 8 invece di 1, 2, 3, 4 che sarebbe predefinito, e ci aggiungi il suffisso che può essere per 100 o 2 metri o quello che vuole. Imposti l'etichetta sotto, imposti l'etichetta di fianco, me la sposti un po', perché quella X veniva attaccata in me, la sposti un po' più giù di 12. Questa è tutta la funzione. Quando io la richiamo posso dare i dati che voglio e mi farà sempre il più grafico in modo. Difatti la richiamo con questo è fuori dalla funzione, infatti vedete che è qui qua. La richiamo con i primi dati A da TB, l'etichetta che voglio sotto è percentuale, l'etichetta che voglio a destra è elementi. Voglio che sia scritto 2468%. Il grafico viene fuori sostanzialmente così. Quindi vedete tutto quello che abbiamo fatto prima, abbiamo creato un grafico e abbiamo messo un primo grafico a barre che era rosso, cioè questo qua, e lui l'ha fatto. Poi ne ha messo un altro che era nero invece, anzi grigio scuro, ed è questo, e l'ha messo sopra. Dopodiché ha messo le etichette qui, dopodiché ha messo i numeretti che volevo io qui sotto, dopo ha aggiunto il percento che volevo io qui sopra, e questo l'ha salvato come immagine. Quindi più io decido di andare a aggiungere elementi, più posso aumentare, cioè aumenti i comandi, posso aumentare le cose che vado a creare, quindi posso comporre.
infatti quello che è la conclusione è proprio questa, cioè noi partiamo dalle funzioni che sono tra virgolette base, nel senso un comando gli do solo i dati e fa tutto lui e fin qua ok, è bello, è semplice e questi sono appunto gli elementi di base, però dopo posso sempre dire ok, aggiungo e vado a fare delle varianti. Quando faccio delle varianti divento magari delle opzioni per i colori, delle opzioni per la dimensione del bordo eccetera, oppure faccio più grafici uno sopra l'altro e quindi posso arrivare a livelli di complessità, posso addirittura andare dentro al grafico tra virgolette e cambiare gli elementi perché ci sono dei comandi che non lasciano fare, come ho fatto io con le etichette sotto per esempio, e questo mi consente di farlo perché è tutto modulare e quindi posso anche accedere sotto il cofano tra virgolette, cioè oltre a quello che mi permette con la sua funzionalità di base, e quindi di fatto cioè, posso fare come la voglio io. E non ho limiti a parte quanto ho voglia di scrivere codice o complicarmi la vita per quello. E quindi mi permette di fare molto di più di quello che ho fatto in Italia, perché dice ok, c'è le opzioni, bello, fino arriva, non posso dopo andare a programmare il grafico, cioè posso scrivere del codice con il grafico in un certo modo, perché non me lo lascerà mai fare. Ecco, quindi diciamo questa è la conclusione. Se ci sono delle domande, volentieri, dopo ovviamente il codice potete rivedere tutto quanto quando verrà pubblicato tra qualche giorno sul sito del Club, anche assieme al video di questa presentazione. Ovviamente non è che quando vedi la presentazione leggi tutto il codice, perché non è importante, quello è un esempio, dopo uno se lo rilegge con calma, dopo se lo va a esatto, e lo va a provare su. Hai fatto l'esempio della classico campo XonData, potrebbe essere l'attitudine anche di fermare questa cosa distante, no? Io ho pure campo magnetico piuttosto che numero di clienti, vabbè, se non è un problema più difficile. Quindi è possibile, perché sa, per esempio c'è da anni la nonna del Sampiano, poi abbiamo smesso. Programma surf, surfer per Windows che disegna le curve di livello, può fare una cosa del genere? Sì. E come dire, fare le sezioni orizzontali sono. Sì, riesce a farlo? Mi pare che sì, non ho mai provato sinceramente. Quindi anche verticali o meno? No, volevo capire se. Sì, sì, sto pensando, sicuramente si può fare, adesso non mi viene in mente il comando sinceramente la memoria perché non l'ho fatto. Comunque sì, come riesce a interpolare, riesce anche a segare tra virgolette. Perché sta segando praticamente orizzontalmente, perché alla fine poi può dargli comunque la un piano e fare il corso, e la interpolazione, poi la precisione che lì è sempre, qualsiasi sistema ha la sua imprecisione, perché i punti vengono campionati individualmente, non si pone proprio più mai, continua sempre. Quindi, comunque qualsiasi algoritmo che sia in auto nel sistema ci sa sempre un'interpolazione intermedia con gli errori che può essere un po' tutto. Un'altra cosa, se uno dovesse risolvere un'equazione, passiamo al quarto grado, si riesce a farlo? Avendo la funzione di verità integrata? Il quarto grado? Sì, cioè ovviamente un'equazione differenziale con i quattro coefficienti, cioè l'omogenea sociale eccetera, devo trovare i quattro coefficienti, no? Perché purtroppo è una cosa un po' particolare, le soluzioni sono sviluppate con due per casi particolari, per caso lì è proprio, o anche la perturbazione del bordo, si riesce dando del dentro a risolvere? Questa è una cosa più di utilizzo matematico, diciamo, che dati. Comunque, se si risolve le equazioni differenziali, non so approfonditamente il caso del quarto grado, però generalmente non ha le funzioni per le equazioni differenziali, c'è da provare anche nello specifico, comunque si è in base, si è sul topo. Quindi, che basta che c'è il fatto. Se dovrebbe essere tipo la funzione solida di risolvere differenziale. L'equazione cioè, è già risolta perché i valori di coefficienti sono da sbagliare così, però poi tu cioè, ci devi dare i quattro coefficienti quando funziona il controllo, cioè. E quindi per trovare i quattro coefficienti hai la soluzione risolta di punti di confine, diciamo, no? Può essere un difetto, e quindi metto fuori, insomma. Però diventa un calcolo a zero che è
altrimenti la metti dentro, penso adesso ce l'avrò a vedere come. Perché ero già rimasto l'altro anno interessato alla cosa, infatti mi sono installato un corso di tre versioni con pesantino, perché sto cambiando la cucina di roba, alla fine non si è tutto. Ho fatto anche qualche aggiornamento, mi sembra un po' meno uno. Quando si è messo a fare il grafico, a visualizzare il grafico del comitato? Questo? Perché ne ho fatti due del comitato? Sì. Questo sì, sì. No, uno di due, insomma. L'ultimo è quello colorato, no? Sì. Questo qua? Sì. Sembra il teatro, giapponese, quello di Giorgesi. Quello. No, beh, quando si è messo, secondo il tutorial non tanto in realtà, perché i dati comunque... No, quando si è messo dopo lui... Ah, sì, cioè? È stato tutto? Sì, ci metterà qualche secondo, insomma... Alla fine sono 200, 200 per 200 punti, non è che si è accorto. Quindi, intercolato, sì. No, più che altro ho problemi quando volevo fare i grafici, per dico, le palline, quando volevo mettere tutti i punti del coniglio, perché erano talmente tanti. Ma anche, alla fine era tutto rosso. Esatto. E quindi si realizzava parecchio, quindi adesso si mette con i 10, tanto si vede lo stesso. I dati, come li importi, cos'era in file lì, cioè puoi anche portarla alla tabella, cioè si dà uno, diciamo, magari c'è SQLite. Sì, eccetera, poi li importa in qualsiasi sistema grafico, anche tanto, quando i dati in meno, quello, durante tutto il ciclo di dati. Poi chiaramente uno volendo può fare anche, cioè, prendere una pagina web e tagliuzzarla, prendere, anche se non è un file desk semplice, andare a estrarre dei dati, ma adesso. Però è diventato un esempio più lungo, quindi... Volete avere qualche altro risultato? No, bene. Tra poco inizierà la cosa di Roberto, allora su...